Oggi abbiamo dovuto ritardare anche un attimo per fare in modo che tutti potessero sedersi. La voce femminile fuori campo che avete sentito all'inizio e che udirete nel corso della serata è quella di Marzia Rizzi, da anni collaboratrice e fondatrice della compagnia teatrale La Lotta. L'accompagnamento musicale nella videopoesia Ghiacci e Cristalli era di Fabio Ursi, musicista e amico personale dell'autore, che avremo modo di ascoltare più avanti anche dal vivo. Questa sera presenteremo questo libro. Salvo Jacopino, no? Vincitore del premio letterario internazionale Golden Selection 2018. E come premio gli è appunto stato pubblicato questo bellissimo volumetto. Credetemi, ho visto tanti premi, ho visto tantissimi libri pubblicati come premio, ma un libro così bello, con una copertina rigida, con i risvolti di copertina, con una carta paglialina di una certa grammatura, con le note, con tutto, sinceramente ne ho visti poco. E di questo dobbiamo fare onore sia alla poesia del nostro caro amico, sia all'editore che è Pegasus Edition di Cattolica. Un libro davvero bello che questa sera appunto presenteremo. Poi, come me, del resto, conoscerete molto bene Salvatore, però è giusto anche dare qualche notizia sua biografica. Nasce a Palizzi, piccolo borgo contadino alle pendici dell'Aspromonte, dal quale si allontana in giovane età per trasferirsi in Piemonte. Al diploma di maturità segue la formazione tecnico-informatica, che gli consente di operare come esperto di sistemi informatici e appunto in veste di insegnante nei corsi serali di informatica che molti l'hanno conosciuto. Si laurea in filosofia all'Università Statale di Milano con 110 lode, conseguendo in seguito, sempre a Milano, un master di comunicazione e di giornalismo multimediale. Da sempre attivo all'interno di associazioni di volontariato e di gruppi politici locali, è stato coordinatore provinciale di un partito politico e dal 2011 al 2016 ha ricoperto la carica di assessore della città di Domodossola, dove oggi vive con la moglie e la giovane figlia. Voglio dare anche una breve sintesi di Salvatore come poeta, perché ho fatto la prefazione, è stata una casualità. Non sapevo che scrivesse poesie, ho saputo di un premio precedente a questo che lui aveva vinto e ho voluto vedere questa sillogia inedita, Frastorni appunto, e mi è piaciuta talmente tanto che ne ho scritto e volevo pubblicarla su Piccula Scintilla, il blog che condivido con l'amico Giorgio Quaglia. Però lui ha voluto, la lettera ha voluto inserirla come prefazione al libro. La prefazione verrà in parte letta successivamente. Qui invece voglio fare una sintesi di poeta come lo vedo io. Me lo sono scritto per essere più veloce. Lo ritengo un dotto poeta che nel 2000, lontano dalle avanguardie e su una propria strada appartata e indipendente, riesce ancora a poetare con la cadenza del nostro migliore classicismo. Il codice lirico, i metri, le rime, gli strumenti espressivi sono profondamente da lui conosciuti. Lo fa nel modo degli antichi, mettendo i versi al servizio di determinate occasioni tematiche, che nel suo caso, spesso e volentieri, risultano legate alla memoria giovanile, l'infanzia, il paese, la natura e gli esseri viventi, alle sue percezioni, sentimenti, emozioni, alle sue scoperte, alle attese, alle speranze e ai sogni, alla vita e alla morte di fronte al tempo presente. Nelle intemperie del secolo scorso, che sembrano inacutirsi in questa via di millennio, la cadenza antica di Jacopino poeta fa riferimento alla migliore nostra lirica da Leopardi in poi, con la sua personale di Jacopino attitudine costruttiva, con la sua chiarezza e qualità argomentativa, sicuramente di non immediata interpretazione, ma razionale nel discorso poetico. È per questo che Salvatore non è fuori dal tempo massimo, come magari qualcuno potrebbe pensare, anzi i suoi lettori più attenti si accorgeranno subito
che scrive versi metrici dalle radici così profonde, umanistiche e filosofiche, che ne fanno un poeta vero, difficile magari per lettore superficiale, ma autentico e ispirato, con la parola che sa dare forma alla poesia e alla vita stessa. Poiché voglio che subito porti il suo saluto a un così folto pubblico, gli voglio porre una domanda classica.